Sì, ha raccontato la squadra. Ritorno dei sedicesimi di finale di Coppa Italia, promozione, derby tra Biagionazzolo e Castelfrettese. La gara di andata al Fioretti era finita 2-0 per la Biagionazzolo con la doppietta di Carboni. Dunque a Chiaravalle serve l'impresa infrasettimanale alla Castelfrettese, obbligata a vincere con 3 gol di scarto o anche con 2, segnandone però almeno 3 per qualificarsi agli ottavi di finale. Entrambi gli allenatori rimescolano le carte e danno spazio ai giocatori che hanno bisogno di minutaggio. Nella Castelfrettese giocano Brunori e Grilli, espulsi domenica in campionato in casa della Pergolese e che dunque saranno costretti a saltare la prossima sfida di campionato. Parte bene la Biagionazzolo con il sinistro dal limite di Canulli, ottima la respinta del portiere Angelani, chiaravallese Doc. La Castelfrettese risponde con l'affondo dell'ex Mosciatti, il traversone in mezzo sul quale nessun attaccante, né Grilli né Beta, arrivano puntuali alla deviazione vincente. La Castelfrettese continua a giocare, ottima azione di Capitani per Arsendi, pallone in mezzo per Beta che insacca l'1-0 per la Castelfrettese, che dunque riaccende le speranze. Ottima azione avviata da Capitani, rifinita da Arsendi con Beta che finalizza. Ancora la Castelfrettese che ci crede, Brunori oggi schierato esterno destro, va via fino sul fondo, traversone in mezzo e fallo di mano di Ortolani per anticipare Beta, giusto il calcio di rigore concesso dal arbitro Spadoni di Pesaro. E al 32esimo la Castelfrettese ha dunque un calcio di rigore trasformato da Beta con lo scavetto sul portiere Sartarelli, 2-0 per la Castelfrettese al 32esimo, doppietta di Beta e dunque la qualificazione che si riapre, perfetta parità in questo momento, si andrebbe ai calci di rigore. La Castelfrettese cerca il terzo gol, ancora Brunori tra i migliori in campo per Capitan Fratesi, ha spazio per tirare dal limite, Sartarelli nega il tris alla Castelfrettese che continua ad attaccare, ancora lanci illuminati di Capitan Fratesi per Rocchi, anticipato al momento della conclusione, sarebbe stato il possibile 0-3. La Biagionazzolo inserisce anche Montagnoli e lo stesso Montagnoli al 74esimo infila Angelani. Biagionazzolo comunque accorcia le distanze, che in questo momento sarebbe qualificata. Castelfrettese che si espone in contropiedi e la Biagionazzolo che ha l'opportunità di pareggiare, ma il pallone è sul fondo. Al minuto 95 l'arbitro Spadoni di Pesaro fischia la fine dell'incontro, dunque Biagionazzolo 1 Castelfrettese 2. Non basta il blitz alla Castelfrettese per guadagnare la qualificazione, passa agli ottavi di finale la Biagionazzolo che affronterà il Marina. Alla Castelfrettese resta la buona prestazione domenica ore 15:30 al Comunale di Chiaravalle, Biagionazzolo Castelfrettese, il derby si ripete per la terza volta in 21 giorni e questa volta sarà il primo di campionato che tornerà dopo 9 anni di assenza.